coloriamo insieme! Ciao bambini! Ricordate la scorsa volta? Abbiamo visto vari tipi di motocicli. C'era lo scooter, pratico e agile per stare in città. Poi abbiamo visto una classica moto da strada, ottima per non fare tardi al lavoro e soprattutto schivare il traffico. E poi ancora abbiamo visto la fantastica moto da cross, ottima per fare salti, evoluzioni, andare in strada ma anche fuori strada. Oggi invece andremo a vedere una bellissima moto da corsa. Nero! Blu! Grigio! Giallo! Questa moto ha un motore molto grande, per questo non tutti possono portarla. È adatta sia per le piste da corsa che per la strada, ma attenzione, bisogna avere sempre il casco e la tuta di protezione. Perché queste moto sono molto veloci, ma altrettanto pericolose, ricordatelo sempre! E ora abbiamo un fantastico chopper, adatta a dei veri uomini duri. Nero! Grigio! Rosso! Queste moto sono abbastanza particolari, perché ci si possono fare viaggi lunghissimi, ma anche viaggi molto brevi. Sono molto comode e sono molto belle. Non trovate? Di solito chi ha questo tipo di moto viaggia sempre con la propria banda. E ora vediamo una moto da viaggio. Nero! Grigio! Rosso! Giallo! Questo tipo di motociclette sono adatte a viaggi molto lunghi, per questo sono molto grandi, comode ed hanno delle pratiche borse sui lati, così da portare i nostri bagagli. Questo tipo di moto è ottima per fare delle scampagnate fuori città. Infatti vediamo il nostro amico che va a fare una gita fuori porta andando a trovare i suoi amici. Ricapitolando, abbiamo visto un bellissimo scooter. Una meravigliosa moto da strada. E poi ecco un particolarissimo tre ruote. Ve lo ricordate, bambini? Che sciocco! Non lo ricordavo neanch'io.
ci ho provato. Questo tre ruote è molto piccolo ed ha un solo posto. Ma se piove, hai la testa riparata. Ecco la nostra meravigliosa moto da cross. E il nostro durissimo chopper. Ops, ed ecco la nostra velocissima moto da corsa. E rieccola che passa, ma... devi fermarti qui, amico! Op! Ed eccolo qui, la nostra velocissima moto da corsa. E per ultimo, la comodissima moto da viaggio. Ricordate sempre di allacciare il casco. Ciao bambini, alla prossima puntata!